Bonjour a tutti, bonjour, oggi mi è venuto così alla francese. Allora, oggi così mi andavo, facciamo un videozzo diverso rispetto al solito. Face of the day e outfit of the day, o abbozzo di quello e di quell'altro. Io ho la pretesa di farlo così in fretta e furia. Tra l'altro, prima ho registrato la ripresa di come sono vestita e adesso faccio e ho concluso dicendo un bacio invece, e anziché dire un bacione, quindi ve lo dico già, un bacione. Allora, faccia del giorno. Oltre che essere da culo, come sempre, è questa qua. Ho deciso, oggi avevo voglia di un tocco di rosa. Chissà voi che colore vedrete. Comunque vi assicuro, adesso ve lo faccio vedere. Per riprendere un po' il viola della cerniera della gonna di H&M che ho preso in saldo, che vi ho fatto già vedere. Allora, velocissimo, quindi correttore, il solito l'Instant Anti-Age di Maybelline. Poi vado veloce sulla base perché è sempre quella. Dopodiché la poudre unifiant, sì, di Bourjois, questa qui, che sta già vedendo la sua fine. La sua fine. Stiamo arrivando, ragazze, al capolinea. Dopodiché passiamo subito agli occhi. Allora, sto rispolverando. Oggi ho messo un po' a posto le mie palette perché mi sta venendo qualche idea malsana di acquistare degli ombretti. Allora, no, 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 le ho tirate tutte fuori, ho detto guarda quante cose che hai. E ho preso la palette della MUA, la Immaculate Collection, che è tutta rovinata, tutta squagliata, eccetera, eccetera. E mi sono accorta di questo bellissimo colorino, questo qui, che è quello che ho sugli occhi, che mi piace un sacco. Molto cremoso e molto scrivente, cremoso, polveroso, insomma, comunque è polvere, sì, è polverente, spigmentatissimo. Ve lo metto qua. Quindi l'ho applicato semplicemente con le mani, qua sopra la palpebra. Dopodiché ci ho messo, ho fatto un po' di transizione sotto il nero fumé con questo qui, con questo marroncino qua abbastanza caldo della palette del Mar di Sleek. Dopodiché nella piega qui ho sfumato, ho preso sempre la stessa palette e ho provato a usare questo nero che non è eccessivamente pigmentato, della sempre dell'Immaculate Collection. Ok, quindi qua sopra vedete un po' di marroncino e qua nella piega il nero. Poi, come eyeliner, e sta finalmente tirando le cuoie. In questo video io ho il fiatone. Sarà che ho appena mangiato e sono in piena fase digestiva, forse non è neanche ancora arrivato il cibo alla fase digestiva. Questo di Essence, l'eyeliner, il waterproof, e penso che questa sia stata l'ultima volta che l'ho utilizzato, forse ancora una e poi se ne va finalmente. Come matita nera all'interno dell'occhio, e fatto anche una bella rigazza, poi picchiettata sempre con l'ombretto nero di prima, la matita di Wycon nera, che è sempre lei, la Long Lasting Eyeliner, che come vedete è priva di punta. Dopodiché, sempre lui, il mascara Miss Manga. Tra l'altro, parecchi di voi mi stanno scrivendo: Gabri, sai, c'hai talmente martoriato che poi l'ho acquistato e mi sta piaciucchiando, quindi aspetto le vostre reviews su questo mascara, sono curiosa. Dopodiché, come blush, l'unico che c'avevo, insomma, sul rosato sotto mano era questo di Wet n Wild, il Mellow Wine, che è lui. Quindi, come blush, io abbondo sempre perché poi il mio viso se l'asciuga, ed è costui. Ok. E poi, sulle unghie, visto che sono uscita questa settimana dalla mia fase unghia black, unghia scura, tra l'altro, se volete vi posso fare un video, visto che qualcuno di voi è interessata all'argomento smalti, che non tratto ahimè da parecchio tempo nei miei video. Vi posso far vedere tutti gli scuri che ho utilizzato negli ultimi 6 mesi, 7 mesi a questa parte, perché poi dei colori chiari non se n'è proprio parlato. Così, 2 giorni fa mi è tornata questa voglia e ho messo questo qui, che tutte le volte che lo metto, tante di voi mi chiedono: Gabri, 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 che smalto è? Non è altro che un Essence di una collezione passata, Me and My Ice Cream. È questo qui. Ed è questo rosato molto coprente che mi piace assai. Basta, tutto qua. Che non vi posso aver dato nessuno spunto, era semplicemente un video così pour parler. Io vi mando un bacione e adesso vi faccio vedere
come sono vestita. Cioè, ho registrato tutto al contrario. Comunque, ciao! Allora, tento di allontanarmi per farvi vedere, per farvi avere un'idea dell'outfit. Bello che inizio a registrare da questo pezzo qua, quindi devo ancora fare la faccia del giorno, indietreggio. Allora, ecco, questa è la gonna di H&M, quella che vi ho fatto vedere nel video haul. Quindi sopra ho un lupettino, sì, semplicissimo, che ormai ha anni, quindi non ho dovuto nemmeno acquistare. Questa è la gonna, quindi la cerniera va portata, mi sentite? va portata sul davanti, quindi deve avere un taglio, anche perché le pieghette sono proprio qua, quindi si tiene qua, è comodissima. Io ho deciso di aprire per fare uno spacco di questo tipo. Sarà difficile farvi vedere le scarpe, sono questi scarponcini molto 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 fini che ho preso da Zuiki. Queste le ho prese non in saldo, durante la stagione a 29,90, e le ho solo così con i dettagli dorati. Però essendo questa una cerniera scura, quindi non è né argentata né dorata, ho deciso di fare così, basta. Questo è tutto, ciao a tutte, bacio.